Grazie. Se cosa ci siamo un secolo? Sono ben errato. E questa chiesa è del XIV secolo, no? Sbaglio? La chiesa è del XIV secolo, no? La chiesa. I dipinti invece sono del XV, ce l'hanno fatto dopo, no? Circa, sì. Capito? Sì. Come questa crocifissione, come sì. San Rocco, ci sono anche nelle chiese, mi pare, su Albese, Albavilla. Capito. Si vede che il pittore lì aveva questi cartoni. Capito. Ah, capito. E San Rocco qual è? Quello là. Con la peste sulla coscia. Ah, sulla peste. Sì. Quella... San Rocco, San Sebastiano. Sebastiano quello della. Quello lì, giusto. Giusto. Questo si presume che sia San Rocco. Ah, capito. Santa la chiesa, si presume. Capito. E quando è che li hanno scoperti i dipinti? Scoperti nell'87, perché nell'87 si è messo. Ah, capito. E allora in comune c'era l'allora architetto Bardolini che ha detto non vorrei che sotto ci fosse qualcosa. Ah, che bravo. E allora ta, saltando via sul tappeto. Capito. Infatti questo qua, il pilastro scendeva giù fino in terra. Ah, capito. Tolto e c'era sotto, guardi. Ah, che meraviglia. Bello, eh? Questa si presume sia una Madonna in trono, si presume. Capito. Invece queste sono state qua due studiose dell'arte. Sì. E io gli ho detto questo non si sa niente, qua sembra il capello di piedi, fa sì, questa è Santa Maria Egizia perché era vestito di capelli. Okay. E l'altro che schiaccia il drago, sì. È Santa Margherita d'Antiochia, così senza. Che bravi, recuperare tutti i dettagli. Guardi la tarta, che la tarta non è guardata, quando era vicino vedi che ci sono sotto. Animali, frutta e tutto le altre. Ma anche la Madonna è molto bella. Sì, vede le tagliate anche belle anche. Dove dice? Le tagliate. Ah, capito, già è vero, vero. La Madonna è bella, Posso passare davanti? Sì. E poi qua in basso all'altare, sia da una parte dell'altra, c'è il diavolo, okay. Che è schiacciato dalla potenza di Dio. Ah, capito. Ah, e poi questo pagliotto che è del 1747. Sì. Giobatta Rapportrice, poi in basso c'è anche la pianura. Questa non è mica quella specie di marmo finto, no? E sono quelli ricostruiti. Sì, capito. Vedi da qua la firma dove sì, è? Sì. Li facevano nella Valle di Tegli. Ah, capito. Lì ha fatto la famiglia di Giovanni Battista. Capito. E si chiama pare Scagliola questo pseudo. Scagliola, no? Sì. Questo marmo finto. E insomma. Così graziosa e così un po' misconosciuta. Ci sono gente di Erba che non sa che non c'è la chiesa, non che ci sono queste cose. Non sanno che non c'è la chiesa. Ok. Grazie allora, Buona prosecuzione, di nuovo. Invece. Di dove sei? Io sono di Lomazzo. Sono qua per la mostra, aspettando che inizi alle 5, allora approfittare perché è da molto che volevo venire a vedere questa chiesetta. Ah, ho capito. Ah, ho capito. No, sono 9:15 a domenica. La domenica è messa alle 9:15.
Ho capito. Ancora grazie. Di nuovo. Scusate per il disturbo, eh. Di nuovo, buongiorno. Grazie, eh. Capo? Grazie, eh. Grazie. Buona giornata. Tante cose, no? Dice. Per chi fa le foto? Eh? Ma sì, esatto, un amatore. Poi questo qui è curioso, no? Questa è una file in 3D, no? Poi ho scoperto che mettendo davanti quella lente che ho recuperato da una cliente del Touring Club, ovviamente si chiama planiforme, si ha un effetto ancora maggiore, no? Si può per esempio riprendere anche scritte che diversamente sarebbero sfocate, no? E poi la cosa simpatica è che se lei mette su YouTube, no? Si è diffuso in rete, schiacciando una specie di bottone virtuale che c'è sotto il piano di visualizzazione, lei può trasformare da anaglifo in 3D, che sono, sai, con questi con gli occhialini blu e rosso, lo può trasformare in normale, no? Così, quando così guardando in anaglifo gli viene un po' mal di testa, no? Sono normale, lo guardo in cielo. Ok, arrivederci. Grazie. Abbiamo finito la visita alla mostra, alla chiesuola. Vicino a una collinetta vicino al quartiere espositivo di Fiera. Ci sono dei defunti soldati del 15-18. Ciao. Automobile. Oggi venerdì si apre alle 17. Dintorni sempre del quartiere espositivo. Attesa che arrivano 17. Thank you.
4, 5, 6 aprile, tutto show. Eccetera, ubrianzamotoshow.it. Cosa mi piace, c'è un fresco qui, questo è un photoshop, un amico, poi c'è una lista, quando c'è la vedere come con l'allenamento uniforme si legge bene le scritte. Sono entrati un po' prima del previsto, 2:05, quindi possiamo riprendere in tranquillità. Visto d'assieme. Però guarda un po' che cosa fa, a parte vabbè che qua ti fa la ragnatela con la
sulle loro conferme della DR, che marca è? Una nuova? Italiano. Ah, e... Molisano. Ho capito. Come la pasta. Posso prendere uno stampatino così? Grazie. Grazie ancora. Auguri per... macchine di brivido proprio perché altrimenti ve li brivido fu prima del Lexus. Per vederla questa invece da DR è una nuova marca che è italiana, mi pare se non vada in Molise pure. Pompei e le macerie. L'impero di Veneti scricchere, operazione Draghi, piano sfondo, base alla porta. La barca della guerra. Qui scrive la crisi col Papa, Israele, non per questione di sinistra della pace. Mi si è presente dell'oro. Continua.
ventenni in televisione. Bof. Bof. Dietro sì, è verità. Dietro il mese fuggiatore, eccetera, eccetera. Il fuggiatore è pulimenti scambisti, eccetera, eccetera. Secondaggio di giornale matematico, i soldati civili e marine che muovono le convenitorie. Thank you.